Continuiamo il discorso sulla misura della temperatura e sui sensori più diffusi in campo industriale, cioè i sensori che si usano nella maggioranza delle applicazioni industriali. Ricordiamoci che i sensori di temperatura si suddividono in sensori per contatto o immersione e in sensori a distanza. Questi sensori qui si basano sulle leggi dell'irraggiamento, questi sulle leggi della convezione e della conduzione termica. Ok? Quindi questi invece su irraggiamento. Sono due categorie completamente separate fra di loro e vedremo che è difficilissimo poter pensare di utilizzare uno o l'altro in alternativa perché le finalità sono completamente diverse. Nell'ambito dei sensori a contatto o immersione, quindi lo schema è oppure una superficie solida e un sensore che è a contatto con questa superficie, qui invece c'è un fluido ovviamente, quindi immersione. Bene, nell'ambito di questo schema gli unici sensori per uso industriali diffusi, quelli che poi sono nelle applicazioni perché generano un segnale elettrico, sono termoresistenze a base termistori, a base non metallo, o meglio ossidi di metallo, e poi capitolo a parte, quindi questo è un capitolo, poi vedremo termoprodotti. Allora, tutte e due, sia le termoresistenze che i termistori, si basano sulla legge di variazione della resistenza elettrica, chiaramente, a variare della temperatura. In particolare, le termoresistenze, che ricordo sono a base metallo, anzi filo metallico sottile, poi vedremo il perché. Quindi, per quanto riguarda le termoresistenze, la legge è in prima approssimazione esprimibile in questo modo semplice, cioè linearizzabile, e con un coefficiente alfa che per i metalli è maggiore di 0. Se poi andiamo a focalizzare, vedremo che
nello schema del sensore, e cioè di questo schema semplicissimo, di una shit che ha un ruolo solamente di interazione chimico-fisica, di un sensore filometallico sottile, che poi porta fuori dei fili che servono per effettuare la misura della variazione di resistenza. Bene, nell'ambito di questa particolarizzazione, i fili, o meglio, i sensori ad uso commerciale sono o a base platino, o a base nickel, o a base rame. Non ce ne sono altri. Cioè, in linea teorica, la legge è valida per qualsiasi metallo, ma vedremo che il risultato di questo, di questa legge, che poi è esprimibile in questo modo, dove R100 e R0 sono rispettivamente le resistenze a 100 gradi e a 0 gradi, per le ovvie conseguenze della scala Celsius, quando noi andiamo a scegliere il materiale per realizzare un termometro a resistenza, la scelta è limitata ai materiali metallici che danno luogo a un filo sottile tramite un processo che si chiama estrusione. Non so se conoscete la tecnologia dell'estrusione, è fondamentalmente quello che fate la mattina quando scacciate il tubetto del dentifricio, ok? Ovviamente reso, tecnologia resa adatta alle temperature e virgolette alle pressioni a cui è possibile fare l'estrusione dei vari metalli. Ebbene, questo processo di estrusione che porta a virgolette realizzazione di un filo sottile, stiamo parlando di ordine di grandezza inferiore anche ai 10 mm. Bene, questa tecnologia, che ovviamente è la tecnologia in cui si prende il metallo, si porta a incipiente fusione, si spinge attraverso un foro il più sottile possibile e poi si tira questo filo per realizzare il filo sottile. Bene, questi fili sottili, d'accordo, non sono ottenibili per primo non sono ottenibili per tutti i metalli, quindi non tutti i metalli sono lavorabili in fili sottili. Due, per far sì che io abbia un sensore di temperatura che è sottoposto nella sua vita a continue variazioni termiche, no? Qual è la condizione? Che in questo filo, a causa della lavorazione meccanica che ha subito, non ci siano stati tensionali, perché se ci fossero degli stati tensionali residui, al variare delle temperature di misure, quindi nei vari cicli termici, questo stato tensionale potrebbe cambiare. Se lo stato tensionale cambia, cambia la resistenza del filo. Io misuro non una variazione di resistenza perché è variata la temperatura, ma una variazione di resistenza sia perché è variata la temperatura sia perché è variato lo stato tensionale, e a quel punto ho fatto, virgolette, un errore. Benissimo, allora, una volta definita la legge, la applicazione dà luogo a queste scelte, e in particolare alle scelte di questa rappresentazione che vedete, che al variare della temperatura i fili di platino, di rame e di nickel hanno questa curva, che è la curva temperatura-resistenza. Ce n'è anche una rappresentativa di un altro metallo, che è il tungsteno, ma
pur essendo con caratteristiche simili almeno all'apparenza al platino, il costo di un eventuale sensore al tungsteno sarebbe proibitivo, perché il tungsteno è uno dei metalli più costosi e la cui tecnologia è più complessa. Allora, tornando a quello che vi ho detto, voi troverete queste uniche tre scelte che portano a sensori a base platino, filo di platino sottile, a base rame, a base nickel. Qua a questo punto c'è l'intervallo di temperature in cui la curva è, virgolette, riproducibile e linearizzabile, se così si può dire. Come vedete, praticamente il platino è infinitamente più adatto di quanto non lo sia il rame, che ha la possibilità di misurare temperature e variare la sua resistenza linearmente tra meno 50 e 150 gradi Celsius, e il nickel tra meno 60 e 180. Quest'alfa che sta qua, che la cui definizione ovviamente la trovate una volta che ragionate secondo quello schema, vale 3,85, 4,26 e 6,17 per 10 a meno 3. Benissimo. Allora, capite che poi, sempre più andando a approfondire, se la torta dei sensori di temperatura, virgolette, di uso industriale, termoresistenze e 100, le termoresistenze a base platino sono il 95% delle applicazioni. Ok? Quindi in pratica troverete, quando si va nei deviant dei sensori di temperatura per uso industriale, la virgolette vendita dei sensori PT, e a fianco al termine chimico c'è un numero, di solito, o meglio, il più diffuso è il sensore PT100, cioè il sensore che ha una resistenza a 0 gradi, perché questo, per capirci, è il valore di R0, pari a 100 ohm. Quindi troverete offerte di PT che vanno da PT25, PT50 pochissimi, PT100 la maggioranza, PT200, PT400 e PT1000, dove questi numeri altro non sono che il valore che il sensore, quando voi lo andate ad attaccare, ha immerso in una bacinella contenente la grattachecca, deve avere una resistenza di 100 ohm. Chiaro? L'alfa è il coefficiente, ovviamente, di questa retta, quindi il coefficiente angolare, il che significa che il mio sensore PT100 a 100 gradi avrà una resistenza di 138,5 ohm, non moltissimo se ci pensate, cioè la variazione non è grandissima. Gli altri due sensori, quelli a base rame e a base nickel, esistono sul mercato, coprono una fetta di mercato del 5-6%, d'accordo? Con l'unico vantaggio di non essere più a base metallo nobile. Diciamo che questo vantaggio fa poco mercato. Tenete conto che un PT100 di non grandissime prestazioni costa intorno a 300-400 euro, che è molto
Ma attenzione, basta platino. Se pensate che c'è sta gente che per rubare un pendolo di rame rischia la vita, fate conto che se ci fossero i fili di rame di platino ci sarebbe una guerra che si sarebbe fatti. Non so se il platino è una delle dei materiali che è ritenuto strategico dagli Stati Uniti. Che significa strategico? Che le importazioni devono essere autorizzate dallo Stato centrale, perché le miniere di platino ce l'hanno pochi stati, fra cui gli Stati Uniti. Ok? Quindi tenere in mano un materiale strategico tipo il platino, oppure tipo l'elio, o tipo gli altri gas nobili, significa nella legge del più forte, che è quella che decide la politica industriale, detenere un potere infinito. Allora, fili di platino, e in particolare questo non vuole proprio sentirlo, avvolti su un supporto isolante. Quali sono a questo punto gli schemi di collegamento e quali sono i fattori che influenzano le prestazioni di una termoresistenza? Allora, lo schema, e cioè il fatto che io ci abbia un filo sottile avvolto su un supporto su un supporto quindi questo è metallo e questo è ovviamente un isolante nello schema che vi ho detto. Benissimo. Che cosa succede? Che uno, io ho un filo molto sottile, questo filo deve essere prodotto secondo la tecnologia che vi ho detto, cioè per estrusione, deve, virgolette, essere sottile per una ragione banale, perché quando io vado ad applicare questa legge la applico nello schema geometrico di una sezione all'interno della quale la temperatura è ricorsa. Questo è vero se il filo è molto sottile. Non appena il filo diventa in dimensioni più grandi, lo scambio termico sulla superficie non garantisce più uniformità. Quindi filo sottile, ordine di grandezza di 0 minore di 0,1 mm, questo filo non solo non si regge, ma viene prodotto per estrusione e avvolto su se stessa delica come se fosse una stufa, l'elemento di una stufa elettrica, quelli là in grande scienza, tale quale lo schema, ovviamente ridotto ai minimi termini e miniaturizzato. Quindi questo filo di metallo viene avvolto ad elica su se stesso e sul supporto. Perché? Perché poiché il campo di applicazione di queste termoresistenze è da meno 200 a 660 circa gradi centigradi, punto di fusione dell'oro, quindi un campo di temperatura che va da 50 gradi Kelvin a circa 1000 gradi Kelvin. Ok? Bene, in un campo di temperatura di queste dimensioni i problemi sono: uno, il termometro, e il termometro, quindi il filo e il supporto, a variare della temperatura dilatano. Ok, se il filo
nel dilatarsi viene sottoposto, oltre che una differenza di potenziale, a uno stato tensionale, di trazione in particolare, la resistenza cambia. Allora, per evitare che nell'ambito del filo metallo la variazione di temperatura produca variazioni indotte di stato tensionale, lo schema è quello di un filo ad erica avvolto su se stesso e a sua volta avvolto su supporto di quarzo. Il campione nazionale italiano, quello che è ritenuto essere la massima espressione dei sensori di temperatura, contro il quale vengono tarati tutti gli altri termometri, compreso quello che abbiamo noi qui, che è un campione di seconda gerarchia, è un sensore alto circa 1,70 m, all'interno del quale ci sta quarzo e platino avvolto su se stesso. Ok? Questo tutto per farvi capire le dimensioni. In particolare, se andate a vedere il decreto che individua il campione italiano è un PT25 detenuto dall'Istituto Nazionale di Meteorologia di Torino, che ogni anno fa due campagne di temperatura immergendo il campione con i campioni che servono poi a disseminare. Chiaro? Quindi questo campione di quelle dimensioni, quindi ovviamente questo vi fa capire la complessità del problema, viene due volte all'anno messo in varie condizioni ai punti della scala internazionale e per confronto che sta vicino e immerso nello stesso punto con altri campioni si fa la taratura per confronto, cioè si dice quanto legge il campione e quanto legge il termometro virgolette mandato a tanto. Chiaro che non c'è? Benissimo. Quindi il campione è un PT25. Se voi vi andate a fare i conti, per fare 25 ohm con un filo quale quello del campione, che è 0,08, ci vogliono all'incirca un centinaio, se non di più, di metri di filo sottile. Quindi questa mappata di filo, perché se la mettete da sola non si legge, deve essere avvolto su se stesso e avvolto sulle sfide per avere una realizzazione che sia il campione. Bene, questo campione PT25, indovinate che prestazioni ha, perché anche il campione, ve lo ricordate, ha la sua incertezza. Allora, se andate a vedere, il campione è garantito al centesimo di grado. Quindi, nella famosa catena di riferibilità, che è la catena ininterrotta di confronti che dal singolo strumento deve poter portare al campione, se questo campione è garantito a 0,01, perché è garantito a 0,01, la catena è la catena ininterrotta di confronti fra il campione e uno strumento che è tre volte meno preciso del campione, fino ad arrivare al vostro strumento.
Allora, facciamo un ragionamento euristico. Se il campione è garantito a 0,01 e solo in alcuni campi a 0,005, e in particolare nei campi intorno alla temperatura ambiente, meno 30 a più 60, il vostro sensore può mai, virgolette, avere le stesse prestazioni o meno? Quando vi capiterà sicuramente, avete sensori di temperatura in impianti e li andate a leggere, se non limitate il numero di cifre significative, chi lo legge, essendo ovviamente un voltmetro o un ponte che legge le variazioni di resistenza, vi fornisce il valore della resistenza con un numero di cifre significative che è abbondantemente al di là del millesimo o del decimo millesimo di grado. Quelli sono numeri all'otto. Chiaro? Quindi, credibilmente, il vostro sensore, se non è un sensore spettacolarmente tarato e realizzato, vi può dare le stesse prestazioni, forse a 0,02, a 0,03, ma non può darvi il millesimo di grado. O meglio, se qualcuno vi chiede o vi dice la mia temperatura è garantita al centesimo, al millesimo, gli fate un bernacchio. Perché? Perché il campione non ce la fa. Quindi parlare dei decimi di grado in applicazioni industriali con sensori che costano 400-500, se non di più, più tutto il sistema di lettura, può essere credibile. Ma normalmente le misure di temperatura sono al decimo di grado, a 0,5, ma non di più. Chiaro? Quindi attenzione nelle varie applicazioni strumentistiche e metrologiche: le cifre significative, o meglio le prestazioni degli strumenti, sono, virgolette, da prendere con le molle in funzione di quelle che possono essere le varie catene di riferibilità. Allora, nell'ambito delle masse si arriva a precisione del campione di 10 a meno 12 delle masse. Perché si arriva a quelle prestazioni? O chi ha spinto verso quelle prestazioni? Ci devono essere delle ragioni, o delle ragioni prestazionali della catena di misura, oppure delle ragioni economiche. Nell'ambito delle temperature, al di sotto di questo non si riesce ad andare. Ok? Questo è il vero problema. E lo vedremo poi quando chi farà il corso della magistrale e quindi farà gli approfondimenti. Nelle portate le incertezze sono del 3-4%. E va bene. Nelle grandezze elettriche invece, queste cose di parlare di 10 a meno 12, di 10 a meno 9, è un fatto normalissimo. Attenzione, nelle grandezze termodinamiche queste cose sono delle corbellerie tremende. Ok? Quindi nessuno si può permettere di garantire le temperature al centesimo di grado, nessuno. A meno che non ha preso il sensore, è un sensore di grandi prestazioni, l'ha portato a tarare a Torino, e solo il portarlo a tarare a Torino costa intorno a 1.500-2.000 euro. Ok? Certo, questo costa. Cioè il sistema è ovviamente un sistema nel quale bisogna conoscere. Perché? Vediamo perché si arriva a queste possibili prestazioni. Quali sono i fattori di affidabilità? Cioè, perché un termometro a resistenza
può avere nella realizzazione tecnologica dei problemi. Il primo problema è resistenza dei fili di collegamento. In questo schema, lo vedrete poi quando farete, cosa cambia? Questo è una termoresistenza di battaglia, due fili che ovviamente, ricordatevi sempre che stiamo con un sensore che è così, un sensore che ha il filo di platino, poi esce con due fili di rame, cioè all'interno c'è una saldatura, perché io ovviamente per il costo del platino non è che poi dopo collego tutti i fili di platino, ci metto il rame. Benissimo, quanti fili ci devo mettere? Spontaneamente viene da dire che ce ne metto due, vedremo che invece è necessario un collegamento che può essere a due fili. Se il sensore e il sistema di lettura sono molto vicini, ma se, come capita spesso, specialmente nell'impiantistica industriale, fra il sensore e il lettore ci sono centinaia se non migliaia di metri di filo, pensate al controllo della temperatura di un alto forno, certamente non si fa con fili che sono inferiori ai centinaia di metri, anche perché bisogna proteggere il sistema di lettura dalle alte temperature del forno, quindi in pratica il collegamento è di centinaia di metri di rame che viaggiano e portano il segnale. Bene, se io applico questo schema, che cosa succede? Che io mi metto a leggere la variazione di resistenza di due fili di rame che collegano e poi del sensore, ma i due fili di rame quanto sono lunghi, sono isotermi, non lo può sapere nessuno, ok? Quindi bisogna assolutamente non utilizzare questo schema, perché in questo schema entra in gioco il filo di collegamento. Ok? E il filo di collegamento io non ho assolutamente né la possibilità di prevedere, né posso mai pensare che lungo le centinaia di metri la temperatura sia isoterma, perché non lo è. Okay? Può capitare di tutto, può capitare una variazione di temperatura connessa al fatto che il filo è esposto al sole, o capitare una variazione di temperatura perché il filo viaggia lungo forni o altre situazioni di temperatura che sono imprevedibili. Allora, il modo per evitare questo è arrivare a questi due tipi di collegamento. Il più semplice, anche se è più costoso, è il collegamento a quattro fili. E cioè, due fili servono per leggere e due fili servono per alimentare. Ok? In questo modo, col collegamento a quattro fili, io mi rendo indipendente dalla distanza a cui vado a fare la lettura. Non so se è chiaro il problema. Quindi, questo è il collegamento che, poiché per fare la misura, e questo fa parte di quello che vi sta spiegando il professore Betti e i suoi allievi, io comunque devo far passare corrente, quel passaggio di corrente deve avvenire indipendentemente dalla lunghezza dei fili di collegamento. Quindi, tornando ai punti, resistenza dei fili di collegamento, quindi primo problema. Secondo problema, comunque per effettuare la misura di resistenza, io attraverso il filo da 100 ohm, da 50, da 25 devo far passare corrente. E quando passa corrente c'è un R di quadro che si chiama. Ok? Questo R di quadro necessario alla lettura, che fine fa?
disperso in calore. Viene disperso in calore, ma allora a questo punto io sono andato a misurare e ho aggiunto una certa quantità di energia. Ok? Quindi quell'autoriscaldamento deve essere comunque il più piccolo possibile, cioè io devo misurare con intensità di corrente le più basse possibili, perché questo R quadro entra nell'equilibrio termico, perché il sensore sente la sua temperatura, che è la temperatura a cui lui va all'equilibrio, ma non è quella effettiva perché c'è l'R quadro. Quindi, secondo piccolo contributo, attenzione, questi contributi nel caso specifico delle termoresistenze sono sempre estremamente piccoli, però esistono. Terzo, quando io vado a fare un'aggiunzione, e cioè ho il fil sensore di platino e poi lo devo portare fuori con rame, quando io faccio un'aggiunzione platino-rame, questa aggiunzione, lo vedremo dopo, è comunque un qualche cosa che genera forza elettromotrice e quindi influisce sul risultato del circuito. Quarto elemento, resistenza di suoni. Allora, lo schema è filo sottile di metallo avvolto su se stesso a spire sul quarzo isolante. Sembra banale ragionare sul fatto che io vado a misurare la differenza, la variazione di resistenza CU, CU, poi ci sta il platino, e siccome sto su un isolante non me ne frego niente. Al variare della temperatura, mentre a meno 200 la differenza fra il comportamento conduttivo del filo e il comportamento isolante del quarzo è estremamente, con circa 6-7 ordini di grandezza di differenza, cioè se voi valutate quanto vale la resistenza del quarzo a meno 200, a meno 100, a 0, stiamo parlando di resistenze dell'ordine dei mega ohm o dei kilo ohm, che paragonate agli ohm sono praticamente delle cose trascurabili. Ma quando la temperatura comincia a salire, e cioè quando io comincio ad andare verso i 100, i 200, i 300, i 600, il quarzo ha una curva di resistenza che, a differenza del platino, è così, e cioè comincia a diventare anche lui conduttivo. Se comincia a diventare anche lui conduttivo, il fatto che io descrivo il comportamento dell'intero strumento come un filo conduttore su un supporto isolante non è più vero. Una quota parte della resistenza dell'intero sistema è anche nel quarzo, cioè anche il quarzo conduce. Questo è uno dei problemi che perseguita tutta l'energia, tutta l'elettronica di potenza, cioè man mano che voi aumentate le temperature, i materiali classicamente isolanti diventano conduttori, ok? E a quel punto, se diventano conduttori, non sono più isolanti, ok? Allora, arrivate a 600 ed oltre, è difficilissimo poter garantire che lo schema è stato mantenuto. Dipende ovviamente da
le conoscenze dei costruttori e dal tipo di isolante che avete utilizzato. Quindi c'è un problema che si chiama resistenza di isolamento, che altro non è che il dire: nessun sensore basato su questo schema si comporta allo stesso modo a basse temperature e ad alte temperature. Infatti, se le incertezze sono dell'ordine di grandezza dei centesimi di grado intorno a temperatura ambiente, alle temperature di 300, 400, 500, anche il campione comincia a avere incertezze dell'ordine dei gradi. Chiaro? Perché? Perché anche il suo quarzo comincia a non essere isolante. Allora, le termoresistenze tipicamente sono dei sensori eccezionali fino a valori di 50, 60, 100 gradi. Quando cominciamo ad andare oltre i 100, per un motivo a cui è impossibile opporsi, le prestazioni in conseguenza proprio di questa resistenza di isolamento che cambia degradano. Deriva della caratteristica è l'altra particolarità che ovviamente bisogna tenere conto. Se io ho un sensore di temperatura che ovviamente è esposto per sua natura a seguire le variazioni di temperatura, perché il forno si accende, si spegne, si accende, si spegne, si accende, si spegne, e lui segue questi cicli, il sensore migliore è quello che garantisce che al variare del numero di cicli la sua resistenza, funzione della temperatura, non vari. E poi, altri due problemi. Uno, un sistema così realizzato è difficilmente miniaturizzabile al di sotto di certi valori, per cui mentre le termocoppie che vedete qui, che sono anch'esse dei sensori basati su fili sottili, non hanno bisogno del supporto isolante e di conseguenza comunque sono dei sensori miniaturizzabili e hanno tempi di risposta molto piccoli, le termoresistenze no. Quindi quando voi misurate con una termoresistenza, che comunque è sempre più grande di una termocoppia, la termoresistenza risponde con, virgolette, un valore a regime dopo ordine di grandezza dei secondi. Quindi ha dei tempi di risposta che sono nettamente superiori, qualche volta anche 10 volte superiori, alle termocoppie. Quindi quando voi scegliete fra un sensore a termoresistenza o un sensore termocoppie o un termistore, un parametro è quanto rapidamente risponde il mio sensore alle variazioni del misurando temperatura. E poi ovviamente profondità di immersione. Quando voi avete un sensore di questo genere qui, è ovvio che questo sensore, per come è stato realizzato, deve essere finalizzato a, virgolette, la immersione completa in un tubo di grandi dimensioni. Altrimenti, se voi invece con questo andate a misurare una tazzina, quest'altro pezzo funziona dalla letta termica, perché non è immerso e quindi non è all'equilibrio termico. Quindi questi fattori sono quelli che ovviamente entrano in gioco nel andare a giudicare un sensore. Quali sono a questo punto le prestazioni garantite?